ci troviamo su Fortnite Creative per un nuovo episodio. C'è la caraffa che non possiamo prendere perché naturalmente non ce la fa bere. Perché questo, tanto a parte che se la bevessi non servirebbe niente, perché se muori ricominci con 100 di vita normale, quindi è inutile berla, dovrà andare avanti così. E volevo dirvi che adesso facciamo questa mappa qua, non so quanto ci metterò, magari ve la divido in più parti e quindi non ci sarà l'intro e l'outro per ogni video, ma semplicemente un intro iniziale e un intro finale. Cerchiamo di completare questa mappa in meno tempo possibile, morendo meno volte possibile. Cerca. Cos'è che cerchi? Cos'è? Cos'è che dici? C'è carta igienica a casa. Però c'è qua dietro. A vedere. Niente, esattamente niente, ho perduto solo del tempo. Ok. Cercherò di morire meno volte possibile. L'ho dato prima. Vediamo. Ecco, già il fatto che non sappia salire sulle cose non va bene. Ma come lagga? Eh no, non è vero, non devi laggare così, eh. Okay. A parte l'inizio, dai, ce la possiamo. Ecco, a parte niente. Proprio niente. Livello 1 è già è un problema. Guarda, non riesco più, non riesco, non riesco, basta. Ah, se il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. No, ma scherzo, però. Vai. No, non è vero. Non è vero, ho sbagliato io. Ovviamente che posso sbagliare solo io. Dovrebbero essere 20 livelli, credo. Basta fare con calma, che fretta c'è. Ecco, qual è il problema. Vabbè, è da un po' che non faccio mai parkour perché ne avevo già pronte, quindi. Allora. Se ne avrei altre pronte, però voglio fare di questo perché. Così me la levo come mappa. Guarda, non riesco a fare il primo. Adesso faccio il primo e dopo tutti gli altri le passo al primo colpo. Sta a vedere. È così, non è così. È normale, è normale. È normale. Voi valutate la mia bravura da 1 a 10, cioè in questo momento è 0. Sotto 0. Guarda, non salta, sono troppo tardi. Vi giuro che questo livello è una cavolata, però in questo momento sto trovando difficoltà per niente. Mi deludo da solo. Mi deludo da solo, faccio pena. E vogliamo andare avanti o no? Ecco, bravo lì. Ecco, questo qua io il ghiaccio non lo sopporto nella parkour perché tende a far scivolare. Infatti non ha saltato. Se avessi saltato l'avrei fatto il livello. Primo colpo, giustamente. Ok, cioè va bene. Ecco, vedi, appunto. Ah, se questo l'ho fatto prima, questo è più difficile, l'ho fatto prima. Togli il ghiaccio perché già è un problema da solo. Ci manca solo che prendiamo pure il ghiaccio che ci dà fastidio. Vai. Ecco, perfetto, cioè, è talmente piccolo che non lo c'entri. Tanto la musica è bella, mi stanno invitando, ma io sto facendo una map parkour e quindi per adesso non entro. Entro quando ho finito, entro nel party in cui mi hanno invitato. Guarda qua, perfetto. Livello 3. E così. Ecco, non ha evidentemente andato, non è andato abbastanza alto, quindi va bene. Ecco, vedi? Prima lo sbaglio, poi riesco a farlo. Basta, questo è il primo colpo. Vai, 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 lo vogliamo adesso. Eh no, non vogliamo mica. Ci ho creduto, ma niente. Ci ho creduto.
Perché mi gira la porta opposta? No, quasi, ma non l'ho fatto. Poi queste mappe sono più belle da fare con gli amici, con altri, ti diverti. Ecco, vedi, a posto, vedi, quando c'è ragione la mappa vi può andare avanti. Livello 6 in boh, 10 minuti, 5 minuti, quanto ci ha messo non lo so. Ecco, vedi, quando sono le cose piccole da cui saltare risulta un po' complicato e quindi ci metto di più, muoio molte più volte, è normale. Beh, adesso l'ho fatto. Va bene. Ok. Monete che prendiamo sempre, quando le troviamo. Questo deve essere il livello 7, credo. Vai così. Eccolo. Proprio lui al primo colpo, attenzione. C'è scritto lotta da qualche parte qua. Ok. No. Eh sì, probabilmente sì. Comunque livello 8. Stiamo andando abbastanza bene. A parte il primo livello che ci ho messo fin troppo, non andava. Ho fatto veramente schifo. Ecco. Come non detto, adesso perdiamo tante volte in questo, così siamo contenti. Ma voi naturalmente iscrivetevi al canale se siete nuovi, che dobbiamo arrivare a 600. Sebbene se nel frattempo ci siamo arrivati. Non ci arriverò mai se muoio tante volte, perché voi so che voi apprezzate quando vedete gli altri che sono bravi, non quando giocano in questo modo veramente orribile. Ok, vedi. Ehi, troppo avanti sono andato. Ho rischiato davvero di morire. Dov'è? Dov'è? Perfetto, qua. Avanti. Questo qua è abbastanza lunghino, però si può fare. Eccolo, proprio lui. Ma se io salto direttamente qua, posso farlo, no? E allora, che serviva quello lì in più? Era per precauzione, nel dubbio. Questo basta fare così. Fino a un certo punto, poi dopo muori e siamo a posto. Non so quanto durerà sto video qua, se lo faremo durare tanti episodi o pochi episodi, dipende da quante volte muoio nei livelli, perché dipende da questo. Quante volte sono morto? 16, perfetto, 16, di cui 10 almeno nel primo, quindi visto che siamo coscienti di questo, cerchiamo di non morire qua. Poi vediamo alla fine quante morte abbiamo fatto, così facciamo il punto della situazione. Ecco qua, livello 10, 10 livelli in 8 minuti, non so. Questo qua ti fa saltare poco e quindi non riesci a inquadrare la situazione. Comunque, se per chi sta guardando questo video, se volete fare mappe per culo insieme a me, potete farle, basta che ci mettiamo d'accordo e le facciamo. Magari con meno morte possibili sempre. Però le facciamo. È tutta questione di fortuna sto. E mi ha laggato un attimo sul pad, sul bones, non so come si chiama quelli in inglese. Io li chiamo quelli del flipper, però va bene. Sì, la prossima volta fammi andare fuori dalla mappa, intanto siamo lì. No, se riesco ad andare sul verde poi riesco a, dopo successivamente dovrebbe essere più semplice, dovrebbe. È che devo andare sulla successiva, nel frattempo girarmi e impostarmi per la prossima. Questo inquadra che il livello è abbastanza complicato.
serve bravura e fortuna, cosa che non sono difficile, sono abbastanza difficili da unire. Sì, però stai calmo, c'è cioè un attimino. Se non volevi che saltassi me lo dici tranquillamente, senza arrabbiarti troppo. Ecco, vedi. Vai. Ecco, vedi così si fa. Così. Run, jump, keep momentum. Ok, apro delle porte, va bene. Sono un esperto del parkour. Anche se alcune volte non lo do a vedere, però. Sono abbastanza esperto in parkour. Ho creato anche la ma mia mappa parkour, quindi se volete provare la mia mappa, che non ha provato nessuno youtuber che fa mappe parkour, inglese, italiano, di nazionalità, perché naturalmente li hanno provati soltanto i miei iscritti, perché loro, chi fa il provino prova la mappa, no? Appunto, è una mappa abbastanza complicata. Se volete mettervi la prova potete provarla. Ma perché? Ma allora, il primo l'ho fatto, il secondo mi si incastra e muore. Che mi si blocca. Allora, facciamo una alla volta. E risolviamo la situazione. Poi adesso parto anche così, e perdo anche così perché. Allora quest'altro lì che ha problemi suoi. Va bene. E comunque, siamo quanti morti? 29, record. Penso. Penso perché non. Non lo so. Oh, là, perfetto, così.